illustri signori di tale accademia, è stato davvero un grande onore per me aver ricevuto il vostro invito. Presentare davanti a voi in tale consesso una relazione sulla mia precedente esistenza di scimmia è il coronamento della mia carriera. La mia vita di scimmia. Rammento ancora la prima volta in cui io non so come ho udito il primo pensiero umano. Non ostinarti! Non attaccarti! La memoria del mio essere scimmia iniziò a diventare sempre più confusa. Confusa. All'inizio, dal mio passato, soffiava un vento che mi scuoteva in ogni fibra, una tempesta infuriava dentro. Oh, magneto battute, stasera. Stasera è una relazione seria. È seria la relazione stasera. Io tesi la mano per raggiungere un po' d'acqua e loro spararono, signori accademici, spararono due colpi e il primo mi prese solo di striscio. Una cosa da niente, mi lasciò solo un segno rossastro in viso. E a causa di questo colpo, uno scribacchino, ecco sì, uno di quegli innumerevoli cialtroni che ogni giorno scrive articoli sul mio conto in ogni parte del mondo, ha osato dichiarare che io non avrei perso del tutto la mia natura di scimmia. E la prova starebbe nel fatto che io ogni volta che parlo di questa ferita non esito a calarmi i pantaloni per mostrare i segni, no, dico allora, che forse non ho il diritto di calarmi i pantaloni di fronte a chi voglio io, eh? Sopravvissi! Non avevo una via d'uscita! Fino ad allora io avevo avuto innumerevoli vie d'uscita. E adesso neanche una. Perché? Perché? Non ostinarti. Non attaccarti. Io smisi di essere scimmia. If I were a rich man,
All day long I'd be very rich. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. All day long I'd be very rich. If I were a wealthy man. Nocciolina della Costa d'Oro. A tua? E a moi? If I were a rich man. Signori accademici, provate a portare a termine imprese irrealizzabili e appariranno davanti a voi promesse impossibili proprio lì dove le stavate cercando. Non mi piacevano quegli uomini. Se fossi stata una seguace della libertà, io avrei preferito le onde dell'oceano ai loro sguardi maligni, ma lì c'era una via d'uscita. E allora iniziai a osservare. Osservavo finché dal cumulo stesso di quelle osservazioni nacque il metodo. I am not what I am. I am not like you. I'm so blue. I am monkey blue. I am not what I am. I am not like you. I'm so blue. I am monkey blue. Che vittoria quella sera. C'era una festa nella stiva. Qualcuno aveva portato un grammofono. C'era anche un ufficiale. E il mio maestro aveva lasciato la sua bottiglia di acquavite vicino alla mia gabbia. La afferrai lentamente, tra l'attenzione crescente, la sturai con calma, la sollevai in aria e me la scolai tutta d'un fiato. Il mio primo suono umano. Hello! E studiate, signori accademici, perché si studia quando si vuole una via d'uscita, ci si lacera con la frusta, ci si castiga, ci si sorveglia pur di trovare una via d'uscita. Io studiai talmente tanto che la mia natura di scimmia schizzò via da me. Più veloce di un proiettile. Bye bye. Forse a questo punto qualcuno di voi vorrebbe chiedermi se ne valsa la pena. E io a lui risponderei che non sono venuta qui per essere giudicata da voi uomini, ma solo per fare una relazione. Sono venuta qui solo per riferire. Solo per riferire. Signori accademici,